più che lieto, onorato di ospitare questa straordinaria mostra di Pasqual Blanco, che ha un significato particolarmente interessante e intenso per noi, come penso anche per voi. Leggevo nel bel catalogo che l'Associazione Culturale La Luna ha costruito perché questa mostra, costruita a Fermo, dalla venisse ospitata in Urbino. Le ragioni sono antiche, forse profonde, hanno radici profonde. Leggevo nella bel testo di poesia di Anton Castro, che rievoca la figura complessa, laboriosa, inquieta di Pasqual Blanco, che ricorda il suo torrente di interesse. Nelle tue stampe ti spogliavi dell'anima e della nostalgia, ti ricordo come Amleto dell'arte, ti cercavi, ti interrogavi sulle ragioni essenziali della tua identità, sul pianto ostinato degli acidi. Eri un'amalgama di raccoglimento e vocazione. E poi, nella terza parte, terzo tempo di questo lungo canto a Pasqual en su Arcadia, lavoravi sempre. Eri un alchimista, un meccanico di colori, un illusionista di figure. Adagio, ma con intensa solerzia, hai dato i passi giusti. Prima la lonja, dopo Fuen de Todos, dove avevi preso appuntamento con Goya e la sua condizione di cronista di un tempo straziato. Più tardi il Palazzo di Sastago, poi l'Italia, che si convertì in un inaspettato paradiso e teatro di esperienze nel nucleo di un nuovo misticismo. Quanta esistenza avresti ancora concepito per la sua arte, e per le tue labbra? Quanto amore volevi regalare alla luna piena, a Maite e a tutti quelli che si stringevano a te e alla tua scia con il fulgore dei momenti ineffabili, con l'ambizione di seguirti e incontrarti agli angoli del vento. Ecco, qui c'è la ragione in fondo che è stata la base della scelta di una nuova mostra di Pasqual Blanco, perché non è la sola mostra che l'Associazione Culturale La Luna ha dedicato a Pasqual Blanco. C'ho un fascio di cataloghi straordinari, ma quello del viaje al Parnaso, e questa scoperta dell'Italia è stata anche la scoperta per Pasqual Blanco come professore, come direttore dell'Istituto d'Arte di Saragozza, l'esperienza di un incontro con la scuola d'arte di Urbino. E la conoscenza di Urbino, la conoscenza della casa Raffaello, la conoscenza di questa casa che sembra, qualcuno lo dice qui nel catalogo, una specie di labirinto che forse come pochi adatto a questa straordinaria ricerca del labirinto all'Eden. Anche qui questa formula, viaggio al Parnaso, labirinto all'Eden, e qui voi vedete raccolta tutta una storia nell'introduzione critica che apre il libro. C'è questo riferimento a questa varietà di tempi
che sono segnalati dai vari quadri di questa mostra, una specie di labirinto della ricerca, nella ricerca di Pasquale Blanco, ma una ricerca che tende a riscoprire, forse l'avrà scoperta dopo la morte, all'Eden. Ringrazio per tutto questo ciascuno di voi e tutti voi, grazie molte.